Ed eccoci tornati in studio, ancora da mattina a sera, però come vedete ci siamo spostati nello studio dello sport perché parliamo di calcio a 5 e non soltanto e come sempre, come tutti i lunedì lo facciamo con il presidente della Futsal Academy, Elso De Fazzi, che vado subito a salutare. Ciao Ciao, Elso. buonasera a tutti. E poi andiamo a salutare anche il nostro Matteo Corona che oggi riveste tra l'altro, Elso, Oggi una qualifica diversa. è diventato anche il nostro Matteo Corona. Eh sì, spieghiamo anche il perché, dai. E niente, abbiamo puntato tanto su Matteo, lo abbiamo allettato e convinto a fare una scelta importante. Perché, come tu sai, noi siamo nati il 31 maggio del 2016 e abbiamo cercato di puntare sulle professionalità, quindi andare a ricoprire degli incarichi con le persone più adatte in quel momento. Noi, fino ad oggi, per quanto riguarda la comunicazione, ci siamo un po' arrangiati, tra virgolette, anche se all'apparenza sembra chissà che organizzazione c'è dietro. Ma è solo un piccolo gruppo di persone, quindi abbiamo voluto dare un incarico specifico e secondo noi è una persona idonea a ricoprire questo incarico, quindi responsabile della comunicazione della Futsal Academy e comincerà a collaborare anche con responsabile al marketing e all'immagine che è Matteo Tiberi, per ora solamente via internet perché Matteo è in Inghilterra, però appena tornerà poi sarà operativo proprio al 100%. E noi siamo una società che punta sui giovani, abbiamo fatto con l'ennesima scelta di voler dare un incarico di responsabilità a un giovane promettente. Matteo. Sì, sottoscrivo appieno quello che ha detto Elso, sono d'accordo, anche perché praticamente ho seguito la Futsal Academy da quando è nata, come ha detto lui, dalla presentazione. Sicuramente è allettante anche questa avventura, tra virgolette, e come ha detto lui, anche è importante avere figure che ricoprano comunque ruoli specifici per avere maggiore sia disponibilità ma anche competenza. Per quanto riguarda invece il discorso di Matteo Tiberi, almeno inizialmente non è un problema perché Elso poi, come tu sai, anche tramite social, tramite internet, come hai detto tu, diventa tutto più facile e ci si può sentire davvero in poco tempo. Quindi l'obiettivo anche è quello di crescere ancora di più e sono contento e orgoglioso di ricoprire comunque questo incarico. Allora, con le presentazioni, Elso, sicuramente avremo comunque modo di parlare ancora di Futsal Academy e soprattutto del ruolo che ricoprirà Matteo in questi giorni e prossimamente per il futuro. Torniamo invece all'argomento con il quale ci eravamo lasciati lunedì scorso. Avevamo iniziato a parlare della campagna Diamo un calcio al bullismo, lo avevamo fatto telefonicamente con il promotore di questa iniziativa che poi la Futsal Academy qui a Civitavecchia ha accolto a braccia aperte. Adesso abbiamo finalmente gli ospiti in studio. Sì, diciamo ci sono state una serie di vicissitudini che ci hanno fatto spostare questo appuntamento, però spero che fortunatamente si sia risolto tutto per il meglio, perché si tratta poi di questioni personali. E niente, siamo contenti di avere qui una rappresentanza dello Sporting San Cesareo, che è soprattutto dell'ideatore Sì. Stefano Roma di questa iniziativa, che è un'iniziativa molto importante perché diamo un calcio a bullismo, la frase stessa, insomma, lo spot Già dice già tutto. di tutto da solo, è un'iniziativa sicuramente lodevole e nobile, che noi abbiamo voluto subito sposare. Ho alzato il telefono, l'ho letto su una rivista Calcio Lazio, credo sia, Calcio Illustrato, una Calcio cosa, Calcio Illustrato. Illustrato, cosa del genere. E quindi abbiamo subito alzato il telefono, mi sono messo in contatto con lui, mi ha risposto dall'altra parte del telefono e mi ha fatto capire di che cosa si trattava. Noi l'abbiamo subito sposata perché l'iniziativa è importante. Io credo che neanche loro si rendessero conto di quello che stavano facendo in quel momento diciamo la crescita è stata esponenziale e io sono convinto che sarà ancora più esponenziale, perché poi dargli questo spazio e questo risalto, l'obiettivo nostro a Futsal Academy è stato proprio questo, quello di fare un po' da megafono anche qua a Civitavecchia e dintorni e sicuramente con l'emittente che si vede in tutto il Lazio cercare di appunto di parlarne, perché più se ne parla meglio è. Però
Poi adesso io sicuramente stancherò un po', però chi ci deve parlare è il protagonista, quindi se tu allora, ci devi parlare. Intanto salutiamolo, Stefano Roma, che è stato già presentato dal nostro Ezio, e Gabriele Pulina, ho detto bene? No. Pulina è il mister. Che ah, mi sono sbagliata, scusate. Gianluca Giovannetti. Dirigente dello Sporting. Il dirigente del San Cesario. Allora, sì. Partiamo da te Stefano, ci eravamo già sentiti per telefono. Diamo un calcio al bullismo, come dice Elso, già racchiude nella frase quello che è l'obiettivo principale di questa, io la vorrei chiamare una gara di sensibilizzazione. Sì, allora io posso soltanto dire che, come già ha detto l'amico Elso, ci siamo trovati praticamente questa iniziativa in mano, facendola partire veramente per un discorso di cuore, no? Per un discorso di sentimento che si prova nei confronti di questi ragazzi purtroppo che si trovano vittime di questi atti. E come nasce? Un giorno, guardando su questi social ovviamente questi atti così deplorevoli fatto da ragazzi che magari nei confronti dei più deboli, mi viene in mente cosa fare per poter aiutare appunto questi ragazzi, per fare qualcosa, per tentare di fare qualcosa. Cosa potevamo fare noi del mondo dello sport, insomma del calcio? E da lì è nata l'idea, appunto, diamo un calcio al bullismo. E misi questo striscione, ideando questo logo, lo misi proprio nella struttura del campo nostro a San Cesario. Quando vennero poi le squadre a giocare le domeniche, ci domandavano, ovviamente, carino questo slogan, è importante insomma che i ragazzi lo possano vedere, ma per averlo anche noi cosa dobbiamo fare? Ho detto semplicemente richiederlo. Quindi inviateci un logo e vi forniamo lo striscione. Da lì ovviamente si è accesa una lampadina, diciamo così, proponendolo appunto alla Lega e dicendo proprio in Lega perché non renderlo pubblico a tutte le società del Lazio, in modo tale che chiunque volesse aderire a questa iniziativa invia semplicemente una mail a diamo un calcio al bullismo, appunto, e inviando il loro logo gli si potrà fornire poi lo striscione. E da lì in poi è stato pubblicato questo piccolo progetto, però che veramente è nato piccolo e ora sta diventando un grande progetto. Lo dico con molta umiltà, ma sono felice di questo, perché inaspettatamente siamo arrivati nel giro di un mese a oltre le 130 adesioni di società sportive, come appunto l'amico Elso ha fatto con la sua società. E tutto questo dopo la pubblicazione del progetto su Calcio Illustrato dell'editoriale di dicembre, sì. E poi in febbraio ci hanno permesso di presentarlo nel Hotel Gran Duca d'Este di Tivoli, e lì abbiamo potuto spiegare a diverse società laziali appunto come funziona questo progetto. In poche parole, il primo passo è quello di aderire all'iniziativa mandando una mail, e quindi noi mettiamo in lavorazione gli striscioni e da qui a maggio, alla fine dei campionati, ci stiamo organizzando per poter fare un grande evento che sarà il primo evento di Diamo un Calcio al Bullismo, dove aderiranno tutte queste società e lì gli verrà consegnato lo striscione. Questo è il primo step. Ovviamente mi trovo a dire anche una cosa, cioè, come ha detto appunto l'amico Elso, ci siamo ritrovati questa iniziativa così per le mani, però senza renderci conto che ora questa iniziativa ha bisogno di forze. Le forze sono quelle economiche per poterla portare sempre più avanti, perché poi si sta allargando a macchia d'olio, quindi le adesioni continuano ad arrivare.
E io ne sono felice di questo, però ovviamente chiediamo aiuto a quei sponsor, magari di profilo sicuramente regionale, ma anche nazionale, che si vogliano avvicinare a questa lodevole iniziativa, in modo tale che, secondo me, è un progetto pilota, io lo chiamerei. Pilota perché? Perché sta nascendo e si sta espandendo qui nel Lazio, ma perché no poi arrivare a sposarlo, cioè lo possono sposare tutte le leghe nazionali dilettanti dei vari comitati regionali d'Italia. Quindi il problema ovviamente è nazionale, non è circoscritto. Quindi perché no? Potremmo avere l'ambizione di poter vedere su tutti i campi sportivi questo slogan, che già per essere lì è importante. Mi spiego il perché. Qualcuno mi diceva, una mamma che era intervenuta sulla nostra pagina di Diamo un calcio al bullismo, mi scriveva e mi diceva, dice, sì, bello, però è ancora poco, perché bisogna intervenire nello specifico, nei problemi proprio specifici. E io ho risposto a una signora, dico, guardi signora, proprio in merito a questo le dico che una domenica un genitore è venuto a vedere una nostra partita con un bambino vicino e mi ha detto a fine partita che il figlio ha detto al papà, papà, ma cos'è quel calciatore dell'Italia che calcia il pallone con quella scritta? E il papà gli ha potuto spiegare, guarda, quello è uno slogan appunto contro chi è violento nei confronti dei propri compagnetti, dei propri coetanei. Quindi già quello slogan ha potuto, cioè, secondo me, esaudire l'obiettivo primario che deve lasciare appunto un primo slogan visibile, ok, visivo, che è quello che il genitore può spiegare tranquillamente al ragazzo perché esiste quello slogan e cosa significa. Quello è un primo passo. Sicuramente adesso questa la faccio a Gianluca come domanda. Quando si parla di bullismo, un po' come quando se ne parla all'interno delle aule scolastiche, è bene sì spiegare ai ragazzi, ai bambini, la necessità e l'esigenza di non essere violenti con chi magari è un po' più debole, però bisogna fare una cordata da una parte, dirigenza in questo caso del San Cesareo, con la squadra, le squadre di calcio, ma anche con i genitori, perché poi è facile che magari viene a rompersi questa cordata con l'insegnante, legame. Che l'insegnante riprende il bambino e i genitori poi lo difendono, poi ecco che non funziona più. Appunto per questo, buonasera, come diceva Stefano, l'ideatore di tutta questa iniziativa, stiamo lavorando a pieno ritmo anche con altri collaboratori che affiancano il progetto per poterlo migliorare anche da un punto di vista, diciamo così, con un'equipe di psicologi. Stiamo lavorando molto con le scuole, infatti le prossime iniziative sicuramente saranno nelle scuole materne, nelle scuole di elementari, diciamo, che da lì parte tutto il discorso. E niente, da un punto di vista, cioè, mi sento soddisfatto di affiancare un'iniziativa del genere. Spero che a San Cesareo tutto questo ne trae beneficio per un discorso di, tra virgolette, calcistico e da un punto di vista sociale. Siamo qui per migliorarci, tutto qui. Grazie per averci dato la possibilità di partecipare a questa trasmissione. Io spero che Mecenate TV possa essere una vetrina per questa iniziativa e... Ne parlavamo prima salendo, ci siamo fermati a prendere il caffè e come hai visto io ho utilizzato la grafica dello striscione e ho messo vicino tre o quattro sponsor. Sì sono, questi sono gli sponsor della Futsal Academy e quindi diciamo che loro sposano volentieri questa iniziativa, ma proprio perché loro sposano la Futsal Academy che è nata proprio per il sociale. Quindi quello che dico io però è che non servono questi tipi di sponsor che sono, diciamo, sponsor, diciamo, molto, molto minori e soprattutto locali,
ma questa deve essere una vetrina, e io ti auguro anche vetrine, diciamo, nazionali, perché se arriveremo a farlo non più a livello Regione Lazio, ma a livello nazionale, questa iniziativa significa andare alla Domenica Sportiva, e quindi significa pure far capire a grossi sponsor, parlo di Enel, parlo di Telecom, certo, o quant'altro, senza... quindi voglio dire, sicuramente sponsor che possono essere molto vicini a un tema così sentito. Va seguito sicuramente, è allargato a un'equipe di psicologi, come avete detto voi, perché va riportato non solo sui campi da calcio, ma soprattutto anche nelle scuole. Quindi c'è sicuramente da ampliare questo progetto, che non deve essere limitato a, secondo me, a un semplice striscione, che però è stato sicuramente un punto di partenza. Un input. Sì, è stato un punto di partenza importante. Già per scatenare anche la curiosità da parte dei ragazzi o dei genitori. Ma non è solo per scatenare la curiosità, ma soprattutto per stimolare anche le società. Perché comunque non ci dimentichiamo che forse tante società, delle 120-130 che fino ad hanno aderito, se non fosse stato gratuito forse non avrebbero mai chiamato. Quindi questa è una cosa molto lodevole, però capisco che questa iniziativa, che non vi aspettavate fosse così esponenziale, lo è diventata, e adesso quindi è un invito che faccio veramente a livello nazionale, se chi ci ascolta e ci ascolterà, e comunque noi daremo molta, molta pubblicità a questa trasmissione, anche sui social, di contattarvi, magari dopo ripeterai anche come, in maniera tale da, speriamo che ci sia il feedback di ritorno. Questo allora, lo vogliamo di cuore. Se mi permettete, io ci tengo a dire una cosa, perché allora, noi abbiamo fatto diversi eventi importanti con Diamo un calcio al bullismo. Il primo in assoluto è stato all'Università di Tor Vergata, accompagnati appunto da Italmaker, che è un'accademia dell'inventore, per spiegare ai ragazzi sia il fenomeno del bullismo e sia come non andare sul cyberbullismo, ma come utilizzare la tecnologia in maniera costruttiva. Abbiamo organizzato un evento con la chiusura delle scuole, di tutte le scuole di San Cesario, quindi abbiamo fatto una festa con la scuola, Diamo un calcio al bullismo. Abbiamo invitato diverse associazioni sportive e siamo andati oltre 220-230 persone a San Pietro da Sua Santità, dal Papa, e questa è stata veramente una cosa molto bella, perché abbiamo avuto l'onore di incontrare di persona Papa Francesco e potergli consegnare la nostra maglia dello Sporting con Diamo un calcio al bullismo, e lui ci ha autografato la nostra, che abbiamo con noi, insomma, e la teniamo con cura, ben preservata, perché è stato un momento veramente bello. E tutti coloro che sono venuti lì a Piazza San Pietro, questi ragazzi che non facevano parte soltanto del calcio, Elso, lo dicevamo anche prima di entrare in trasmissione, ma erano i ragazzi dell'atletica, erano i ragazzi della danza, erano i ragazzi del basket e siamo delle arti marziali e del calcio. Perché questa iniziativa nasce nel mondo del calcio, Diamo un calcio al bullismo è nato per questo, ma un calcio al bullismo lo possono dare assolutamente tutte le discipline sportive, quindi noi siamo aperti assolutamente a tutti. Bene. Coloro che vorranno aderire, l'importante è andare sulla nostra pagina Diamo un calcio al bullismo, c'è l'email, inviare il proprio logo e lì li metteremo in attesa per la consegna dello striscione. Elso, io li ringrazierei, ovviamente veniteci a trovare quando volete, gli studi di Mecenate TV, come diceva Elso, sono sempre aperti, soprattutto per iniziative di questa portata, volte al mondo associazionistico, sportivo e anche al sociale. Poi parliamo soprattutto di ragazzi, di bambini, e quindi è giusto sensibilizzare tutti, a partire proprio, come dicevi tu, dai più piccoli, dalle scuole materne alle elementari, arrivando fino all'università. Perché no?
Io vi ringrazio, con te Elso inizierei ad affrontare. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi, buonasera. In attesa che i nostri ospiti lascino lo studio ed entri l'altro ospite, Elso, io direi di iniziare a presentare il prossimo ospite facendo vedere il manifesto, ossia parliamo ovviamente di femminile, ne parleremo fra poco con Olimpia Santoro. Di che cosa stiamo parlando, Elso? Allora, Olimpia innanzitutto è una allenatrice, giocatrice, super appassionata di questo sport, del calcio a 5, del futsal, e sta facendo una grossa iniziativa, quella di rigenerare quello che è stato il calcio a 5 e il calcio femminile partendo dai giovani. E adesso con la Vistirrena hanno preso, diciamo, stanno gestendo l'impianto di San Liborio, quindi hanno anche una struttura, quindi hanno tutte le carte in regola per poter cominciare e ampliare quello che già stavano facendo. L'8 aprile, poi lo dirà la diretta interessata, hanno credo sia uno stage, un primo stage dedicato appunto a questa disciplina. E che sarà curato dalla Vistirrena e dalla diretta interessata che ormai ci ha raggiunto, e quindi può essere anche maschi contro femmine. Sì, maschi contro femmine. E niente, quindi io direi che è lei che ci deve un po' raccontare e dire quali sono i programmi, i progetti della Vistirrena proprio nel campo femminile. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, allo studio e a tutto il resto. Allora, quest'anno la nostra società, che ormai è in attività da 7 anni, ha un nuovo progetto, è quello che abbiamo visto in Locandina, di avviare un settore giovanile al femminile, che è una cosa, devo dire, molto difficile. Ormai sono anni che faccio stage per le scuole, che promuovo quella che è la mia passione, è comunque stata la mia disciplina per tantissimi anni, e quest'anno finalmente sono riuscita ad iscrivere questa squadra di giovani calciatrici della categoria giovanissima, che tu ben conosci. Sì, sì. E da qui però si sa che comunque c'è un cambio generazionale, perché per quanto riguarda comunque il calcio, in questo specifico calcio a 5 femminile, le carte d'identità delle nostre giocatrici delle prime squadre sono ben oltrepassate ormai la media. E poi come tutti gli sport comunque ha bisogno di un settore giovanile che dia il ricambio giusto, e perché puoi iniziare da piccoline, si sa che dà poi la giusta esperienza, il giusto valore, per poi andare poi nelle squadre superiori, comunque nelle categorie superiori. Quindi facciamo questo primo incontro, chiamiamolo stage, aperto a tutte le ragazze dai 7 ai 16 anni, che si terrà appunto l'8 aprile sui campetti di San Liborio, di Via Castelli. Quindi io invito tutte le ragazze che vogliono partecipare, ma semplicemente anche per curiosità, perché spesso non si ci avvicina a questo sport, anche se devo dire che molte ragazze sono appassionate e anche predisposte. Però voi un po', perché sono ragazze molto impegnate, ormai le nostre giovani bambine o quel che si voglia dire, io le invito a venire a capire di che cosa si tratta. Spero di avere una grande adesione, comunque questo è il primo, poi ne verranno fatti altri, anche perché insieme al rappresentante della Lega verrà fatto più avanti, un vero e proprio raduno. Per quanto riguarda poi comunque la parte nostra di Civitavecchia, dintorni, Cervetere, comunque parliamo di Roma Nord. Questo però è un secondo step, verrà fatto più avanti. Siamo ai primi passi. Da qui, da tutto questo movimento, che sono ormai, io ripeto, anni che insomma inseguo queste giovani ragazze, nascerà, spero, la composizione, chiamiamola così, di altre due squadre per il prossimo anno. Quest'anno abbiamo la categoria giovanissima, come ho detto, però spero di poter fare anche le pulcine e le allieve, perché molte ragazze passeranno allieve. Quindi avere queste tre categorie per preparare così un nuovo team di giocatrici che poi possono andare nelle prime squadre. Tutto qui, una piccola cosa. Hai parlato prima di scuola, volevo sapere se tu, contattando le scuole, hai trovato le stesse difficoltà che ho trovato io, perché ho trovato qualche difficoltà, soprattutto con le insegnanti. Tantissime. Entrare nella scuola è difficile, vuoi perché comunque è giusto, c'è un certo, diciamo, sicurezza, ecco, parliamola così, la dico molto spicciola, perché comunque entrare nelle scuole, si sa, io ho anche un bambino piccolo, quindi devo sempre sapere chi va a scuola di mio figlio,
Tant'è vero che io dove sono riuscito ad andare ho portato i documenti, le carte d'identità con dei miei collaboratori, perché sennò comunque non saremmo potuti entrare. Però è difficile, difficilissimo. Ho avuto, devo dire la verità, ho qualche amicizia nei professori, quindi qualche professore molto predisposto a far, forse anche di mentalità, anche più aperta, dico la verità, mi ha aiutato, nel senso ho presentato dei progetti e poi sono stati comunque ovviamente approvati, ecco, non mi viene al termine. Sono riuscita a entrare in alcune scuole, parliamo di medie, per quanto riguarda le elementari è proprio un tabù, tabù perché c'è una tipologia, una struttura diversa, non c'è l'insegnante di educazione fisica, quindi non c'è neanche il responsabile nella palestra. Però ci sto lavorando, piano piano, piano. Ti dico che ci stiamo lavorando anche noi, sì. E troviamo le stesse difficoltà, e noi invece ne troviamo più nelle medie che nelle elementari. Ecco. Però ecco, stiamo entrando piano piano, i progetti esistono, perché esistono anche a livello federale, come tu ben sai. Sì. Cioè, e quindi c'è proprio il progetto del calcio a 5, che basta prendere e farlo proprio e portarlo nelle scuole, però qui a Civecchia non si riesce a... Difficile. Ti dico solo questa, una mia amica di un'altra parte del Lazio ha presentato un progetto scolastico, mi sono rifatta, perché siamo noi che giocavamo insieme quando eravamo in tenera età, mi sono rifatta un pochino al suo progetto perché mi è piaciuto. Allora, lei ne ha presentati in 10 scuole, 7 hanno accettato questo progetto, nelle mie 10 scuole una a Civitavecchia. Infatti lei è rimasta sbalordita, come mai? Sì, perché Civecchia è un po' chiusa, soprattutto al mondo del calcio, del calcio a 5. Questa è una cosa che sono riuscito a appurare negli anni, e considerato anche che, faccio un esempio, io senza che cito la scuola, sono entrato proprio in una scuola ho chiesto l'autorizzazione per fare un sondaggio. Fatto questo sondaggio abbiamo tirato fuori le percentuali e tra i maschi c'era almeno l'85% dei ragazzi che avrebbe desiderato fare calcio a 5 fuori l'orario scolastico e anche all'interno della scuola, e il 65% delle femmine. Vedi? Quindi nel sondaggio c'erano citati tutti gli sport, addirittura dove non erano citati gli sport c'era scritto altro, e le ragazze o i ragazzi potevano scrivere, hanno scritto addirittura la scherma, quindi voglio dire, era aperto, E nonostante questo risultato è messo di fronte al fatto compiuto il preside di allora, non si è riuscito a entrare nella scuola. Sì, ti capisco, è una problematica, diciamo che molte ragazze, io ti ripeto, andando chiaramente faccio gli stage mattutini, quindi facciamo un po' di cosine con le ragazze, le facciamo divertire, vengono sempre delle giocatrici, quindi facciamo capire quello che accade durante un allenamento o comunque quelle azioni che poi vengono svolte in partita. Ci sono molte, moltissime ragazze predisposte anche che vorrebbero farlo. Poi devo dire che c'è ancora questo tabù dei genitori che magari vanno a casa e poi non le mandano. Tant'è vero che io quando mi trovo a parlare con qualche genitore dico: ma perché? La bambina è brava, è predisposta. E magari poi succede questo. Quindi io qui un pochino devo dire che il genitore poi deve pensare sempre al bene del figlio. Magari fanno altri 10 sport e lasciano quei 10 spot perché non è nelle loro corde, non è la passione che loro hanno, ma non la mandano a fare quello che desiderano. In questo caso è il calcio, ecco. Senti, ma preparare queste bambine, questa è una domanda, preparare queste bambine per farle giocare a calcio o per farle giocare a futsal? Eccoci qua. Allora, come ben sai, io vengo dal calcio. Lo so, appunto, ho fatto questa domanda. Sta cercando di spingerti verso di lui. No, allora, per quello che riguarda in questo momento, chiaramente, la mia società, che ben conosci, noi siamo proiettate nel calcio a 5. È normale, anche perché la realtà del calcio a 11 è difficile. Difficile in questo territorio che, io dico sempre, noi abbiamo un po' un problema, siamo vicini e lontani a Roma. Quindi molte ragazze che giocano a calcio si preferiscono spostarsi a Roma, dove ci sono delle realtà molto più concrete, anche perché il numero comunque di atlete, di giocatrici che possono calcare un campo da 11 non è molto ampio, e chiaramente rimane più semplice riuscire a formare un gruppo di atlete che possono fare un campionato dove si gioca in 5, minimo. Però è chiaro che poi la rosa deve essere più ampia. Quindi in questo momento io sto preparando chiaramente un futuro per quello che riguarda il futsal. Ecco, questo sicuramente.
se un domani il numero sarà così ampio di partecipanti, è chiaro che la mia passione principale è quella del calcio. Beh, questo mi fa piacere, però, perché, comunque... questo mi fa piacere perché comunque tu ben sai, Civecchia ha sfornato delle giocatrici d'eccellenza, sì. Quindi voglio dire che provenivano dal vecchio Civecchia Calcio 5, sì. Quindi addirittura Paola Pierini, sì, Deborah Fiore, è stata tantissime, poi si sono spostate, infatti. Quindi voglio dire, tutte andate a giocare a Roma, si sono tolte belle soddisfazioni, sì. Però voglio dire, sono tutte nate qua a Civitavecchia, sono cresciute qua a Civitavecchia, quindi... Però mi consenti, il problema dove è stato? Che è vero che nasce una Deborah Fiore, ma se poi non si crea il bacino sotto, finisce, facile, quello no, è stato il problema... Io dico del passato. No, è stato. Tutti gli sport hanno bisogno delle giovanili. Nel passato servivano persone che avevano la tua passione, ecco, per poter, sì, diciamo, dedicarsi a quel settore. Sì, perché non, sì, è, non è un, no, settore facile. No, assolutamente, è difficilissimo. Non è un settore facile. Per fare questa squadra di giovanisti ci ho impiegato 7 anni di stage scolastici. No, io invece dicevo non è un settore facile proprio dal punto di vista tecnico. Anche, combattere però... con le donne. Cioè, io per dire non. No, non, guarda, ci proverei mai. No, guarda, è chiaro che c'è differenza, è normale, però è tutto quello che è la mentalità che si dà, perché una bambina che inizia a fare questo sport all'età giusta, cioè ai 7 anni, io parlo almeno, 6-7, come sarebbe poi per i bambini, gli si dà la mentalità della giocatrice, dell'atleta. Certo che se la ragazza entra in questo sport a 14 anni, la mentalità è difficile. È tutto qui, iniziare da piccolini, tu hai piccolini come ben sai meglio di me, sono spugne, sono pagine bianche dove noi possiamo insegnare e dove loro possono apprendere. Certo, la ragazza a 15 anni, a 14 anni, io ho iniziato a giocare a 14 anni e ovviamente non è la stessa cosa come iniziare a 7, sì, dove puoi fare l'iter uguale, tutte scuola calcio e tutto il resto, insomma, chiaro. Elson, approfittiamo della presenza della nostra ospite per parlare anche... dei maschietti? Come no, certo. Andiamo a vedere la prima grafica allora, per andare a vedere che cosa è successo sui campi di calcio a 5 della Serie C1. Eccoli qua. Allora, sabato con... tanti gol, intanto, sì, diciamo. Sì, eh, tanti gol, come al solito a Carbognano. Questa botta, questa volta però ha perso 10-7. Ho sentito il mister e ha perso 2-3 giocatori definitivamente fino a fine stagione per infortunio, quindi... contentissimo del fatto che si è salvato anticipatamente, però un po', diciamo, ci aveva fatto la bocca, perché vincendo le prossime due partite poteva ancora sperare qualcosa. Siamo stati noi della Futsal Academy a Santa Oniella a vedere Santa Oniella Nord-Ovest, una bella partita iniziata un po' in sordina, diciamo con una fase di studio delle due squadre. Poi il Santa Marinella riuscì a passare in vantaggio, si è accesa la partita e abbiamo veramente assistito a un ottimo match. Concluso con il risultato di 3-2, quindi il Santa Mariella ancora in zona playoff, però, e soprattutto grazie alla vittoria dell'Ital col Fortitudo Futsal Pomezia, si è allontanato, diciamo, lo spettro di non arrivare ai playoff, quantomeno a danno del Pomezia. Però non ci voleva la vittoria del Fiumicino a Carbognano, che adesso si è portata a soli 2 punti dal Santa Mariella ad una partita alla fine. E nella partita finale ci sarà il Fiumicino che incontrerà il Virtus Anguillara, ormai retrocesso in casa, quindi crediamo che i 3 punti siano scontati, mentre il Santa Marinella andrà a incontrare l'Atletico New Team fuori casa, che già ha vinto il campionato con 8 lunghezze di vantaggio sulla seconda, e sicuramente potrebbe essere, secondo me, una partita alla portata, perché è vero che l'Atletico New Team sono 2 anni che non perde in casa, però è pur vero che dopo un'annata come questa, dove si sono, diciamo, scaricate tutte le pile, perché hanno dato veramente tanto, hanno fatto una corsa entusiasmante, se da una parte c'è il fatto che voglio vincere davanti al pubblico amico, dall'altra però c'è pure il fatto che non ci saranno le stesse motivazioni, stessa cosa che io ho visto con Nord-Ovest sabato. Mentre il Santa Marinella, una squadra ricca di motivazione, perché vincendo lì si aggiudicherebbe questi playoff, io penso che ci sono le possibilità per portare a casa i 3 punti. Certo, l'ambiente sarà un po' caldo, ma non un caldo, diciamo, dove servono i 3 punti, un caldo dove alla fine, nonostante il risultato, alla fine ci sarà festa alla Tecnico, sì, Team. Quindi io penso che
che sarà una partita che l'Atletico New Team si giocherà per vincere davanti ai propri tifosi, però alla fine faranno la differenza le motivazioni. Allora, intanto, proprio per rimanere in linea con le motivazioni, andiamola a vedere questa seconda grafica, così ci rendiamo anche conto della classifica, Elso, e facciamo capire anche ai nostri telespettatori. Eccolo, sì, lì l'Atletico New Team, che viaggia praticamente da solo a 60 punti. Sì, manca solo una partita al, esatto, termine, quindi già vinto il campionato. Come il Nord-Ovest, nessuno non può essere insidiato per quanto riguarda la seconda posizione. Mentre l'Italpool se la giocano tutta, l'Italpool e il TD Santa Marinella, diciamo che entrambe stanno nei playoff, però a seconda della partita ha fatto credo una grafica su questa questione. Se il Santa Marinella dovesse vincere e l'Italpool perdere, il Santa Marinella passerebbe addirittura come terza. Allora io chiedo un aiuto grande alla regia, c'è una grafica, lo sprint finale per salire, eccola lì, se riusciamo a mandarla in onda così, eccola qua. Va bene, appunto dicevo, il Santa Marinella vincendo l'ultima partita si potrebbe portare a pari punti con l'Italpool, che invece è impegnata in casa col Carbognano, anche se Carbognano ha tirato i remi in barca. Però sarà importante invece la partita del TD, perché incontrando l'Atletico Uno Team si deve guardare sotto dall'Atletico Fiumicino, e addirittura un pareggio potrebbe anche non bastare, perché se il Fiumicino vincesse col Virtus Anguillara, ormai retrocesso addirittura in casa, arriverebbe a quota 46, con il TD che pareggiando arriverebbe lo stesso a quota 46, però per i confronti diretti sarebbe fuori. Quindi deve per forza. Quindi le serve una vittoria, sì, a tutti i però costi. Ha dimostrato già nel girone d'andata, vincendo con Italpool Nord-Ovest e New Team, che ce la può fare. Così adesso, quando ormai si davano per spacciati, hanno vinto con Italpool Nord-Ovest, e adesso devono fare l'ultimo passo finale, che è quello che poi li consacrerà ai playoff. Allora, andiamo a vedere anche la terza grafica, i pronostici della 12ª giornata di ritorno, per vedere cosa avete preso e no con Andrea. Credo una partita a testa. Se avessimo giocato insieme avremmo fatto l'in-plane. Sì, abbiamo pareggiato, però abbiamo pareggiato diciamo con soddisfazione, perché ne abbiamo sbagliato una sola a testa. Non erano assolutamente facili, perché non erano facili. Ci sono stati, non avete visto, dei risultati addirittura con moltissimi gol, addirittura Virtus Fenice è finita 12-15, sì, o Real Castelfontana 6-7, quindi abbiamo preso dei risultati anche Carbognano Atletico 7-10, quindi abbiamo preso, io addirittura sono riuscito a prendere il Carbognano perché comunque mi sono giocato la doppia e sono andato contro il mio Carbognano, già. Un po' perché conosco l'ambiente, quindi sapevo già della posizione dei personaggi che mancavano, ma soprattutto perché l'Atletico Fiumicino sta dimostrando di essere un'ottima squadra, e se non arriverà ai playoff dovrà fare un mea culpa, perché ha perso 2 punti col Civitecchia Calcio 5, che ha preso l'unico punto dopo 20 partite con loro, gli ultimi 4 secondi, quindi voglio dire, alla fine se non passano se la sono cercata. Andiamo a vedere anche la quarta grafica con i pronostici per la 13ª giornata, e qui io vorrei far inserire anche Matteo, se tu condividi o no la scelta di Elso e di Andrea di mettere questi risultati, con Elso che tradisce clamorosamente il suo Carbognano, visto anche contro chi gioca, te lo passa buono. Beh, diciamo perché ti perdoneranno. Sì, ma perché l'Italpool deve vincere assolutamente, o quantomeno pareggiare, per non farsi riprendere dal Santa Maria. Matteo, tu condividi o vorresti cambiare qualche risultato? Allora, guardando così a occhio, Atletico New Team Santa Marinella, sono dello stesso parere di Elso. Gli aspetti favorevoli per il Santa Marinella sono le motivazioni, gli aspetti negativi sono l'ambiente, perché è vero che il New Team ha vinto il campionato, però sono 2 anni che non perde in casa e comunque davanti al proprio pubblico se la giocherà anche per chiudere l'anno in bellezza. Certo, alla fine in queste partite, come diceva anche Elso, contano le motivazioni. Per quanto riguarda Italpool Carbognano, l'uno ci sta, anche perché
comunque Liverpool avrebbe la certezza di passare da terza anche in caso della vittoria del Santa Marinella, mentre invece sono rimasto un po' deluso dal Pomezia, perché a dire la verità pensavo che contro Liverpool facesse il risultato. Io l'ho vista più volte quest'anno il Pomezia, anche contro il Civitavecchia quando ha perso, che ovviamente non giocò la sua migliore partita, però mi è sembrata sempre una squadra molto tecnica, anche se forse è andata un po' a sprazzi. Per quanto riguarda l'Atletico Fiumicino, lo abbiamo detto più volte, è una squadra che è uscita, che è emersa ampiamente nella seconda parte di campionato. Certo, alla fine, se non dovesse arrivare ai playoff, pesano quei punti con il Civitavecchia, pesano tantissimo, però ripeto, adesso veramente tutto nelle mani del Santa Marinella se vuole arrivare a questi playoff, perché vincendo chiude ogni discorso, a prescindere da quello che fa il Fiumicino. Olimpia, ti vuoi addentrare anche tu nei pronostici? Voglio saltare, grazie, grazie. Preferisco andare oltre. Allora, ho letto più o meno, però vabbè, magari... Saltiamoli, andiamo a parlare, sì, di Santa Marinella, più nello specifico, Elso. E per farlo andiamo a rivedere le azioni salienti e le interviste dell'ultimo match contro il Nord-Ovest. Solo un istante... Il successo del Santa Marinella 7 giorni fa al Pala Gems contro l'Italpol ha dato alla Nord-Ovest l'aritmetica sicurezza del secondo posto in classifica, ma soprattutto ha permesso ai ragazzi di Di Gabriele di riacciuffare la quarta posizione, l'ultima utile per accedere ai playoff. Ma certezze per i biancazzurri ancora non ce ne sono, perché a 80 minuti dalla fine del campionato Fortitudo Pomezia e Atletico Fiumicino sono lì rispettivamente a 1 e 2 punti, pronti a sfruttare qualsiasi passo falso. Amici di Fanner, benvenuti al Pala Gems, 25esimo e penultimo turno del girone A del campionato laziale di Serie C1. Questa è Santa Marinella, Nord-Ovest. Piove, San dall'altra parte c'è Donati. Piove, San prova a sfondare centralmente. Si combatte ancora in quella fetta di campo. Alla fine si riprende il pallone Cerrotta che tocca verso Donati, la tiene in gioco il 12. Che va sul destro indietro per Cerrotte, che prova a calciare con la punta, di poco al lato. Diaz, Benitez, Diaz, Perez ce l'ha sul mancino, finta la conclusione, poi va dentro per Diaz, a Ruanno due volte. Nati, attaccato, riesce ad andare via ad un avversario il 12, che poi può toccare per Piove, San prova a fare tutto da solo, perde la sfera. Non fischia il direttore di gara, si continua a giocare, interviene Donati sul pallone, si salva Mariotti. Donati, Cerrotta prova la verticalizzazione di prima ma sbaglia il tocco, possibilità di ripartenza per la Nord-Ovest, il pallone per Perez che col mancino prova a piazzarla, di poco alla destra di Ruanno. Continua all'indietro per il mancino di Gessia Sousa, palo interno clamoroso, pallone ancora vivo, Piove San la tiene lì, attenzione a Piove San che prova a calciare, alla fine blocca Mariotti. Perez, ecco Diaz, all'indietro ancora dal 4, si muove Benitez, servito in questo istante, scambia con Perez, a Ruanno con la mano sinistra mette in corner. Stavolta batte Piove, Sanche va sul secondo palo per Iglesias Sousa che firma il vantaggio del Santa Marinella esattamente alla metà di questo primo tempo, 1-0 per gli uomini di Gabriele. Cerrotta, continuo. Fermato, attenzione perché leggermente scoperto il Santa Marinella, il destro di Cristallini, a Ruanno si supera. Iglesias Sousa sulla sua verticale per Piovesan, che la copre spalla alla porta, prova ad andare via all'avversario, calcia, colpisce la parte bassa della traversa e va in rete per il 2-0 del Santa Marinella, il 21esimo gol in campionato di Marziano Piovesan, 2-0 al Pala De Angelis. Inizio di ripresa meno entusiasmante di quello che abbiamo visto nella prima frazione. Intanto Vega sul mancino, a Ruanno a dirgli di no. Diaz, Vega, punta Piovesan, lo fa fuori con un gran dribbling e calcia sul fondo. Continuo, controllo e tocco dall'altra parte a cercare Leone, intercettato, possibilità di ripartenza con Vega che guida l'azione della Nord-Ovest e trova il palo lontano con un gran mancino che riapre la gara, 2-1
al settimo minuto del secondo tempo, la riapre Francisco Vega, 18° gol in campionato per lui. Diaz, ancora per Vega, ancora col mancino, Aruanno, Donati, sulla sua verticale trova Pioves, anche lo spazio per girarsi, Donati, la piazza per il 3-1 del Santa Marinella. Di Gabriele in settimana ha detto che a 25 anni uno come Donati deve prendersi in mano la squadra, e lui risponde così, mettendo in rete un pallone che vale tantissimo a 9 minuti dalla fine, 3-1 Santa Marinella. Va da Vega ancora, Murotto che cerca come al solito il mancino, poi trova Diaz che non sbaglia, 3-2 sull'asse Vega Diaz, la riapre ancora la Nordovest a 3:40 dalla fine di gara. Piovesan continua, attaccato, ma il pallone ancora in gioco, continua, riesce ad andare via, tocco per Piovesan che ha solo Scicchitano da superare, ma ancora da Contino che se lo divora, e arriva la sirena, il Pala De Angelis che sancisce la fine dell'ostilità al fine di una gara combattutissima e tesissima. Il Santa Marinella batte la Nordovest per 3-2, sale a quota 45 in classifica, mette al sicuro la quarta posizione, perlomeno la difende dall'attacco delle altre, in attesa di scoprire gli altri risultati. Sapevamo che era una partita difficile, loro già erano secondo, però matematicamente ancora potevano vincere il campionato, e sono una bella squadra. Però oggi noi sapevamo che era una finale, siamo dato tutto 100%, e lo do complimenti a tutti i ragazzi della squadra che hanno dato tutto, e adesso ancora c'è una partita che sicuramente sempre difficile e dobbiamo dare tutto fino alla fine. Non aspettiamo pure una partita facile, anche se loro vincono già il campionato, a casa loro nessuno ha vinto, allora sappiamo che sarà pure difficile e ancora abbiamo un'altra finale da giocare. E queste le azioni salienti e le interviste post partita, Elso? Beh, si deve partire dall'intervista di Piovesan dove dice che sabato hanno una finale da giocare, quindi in settimana devono preparare questa finale, e ormai c'è più poco da preparare, però voglio dire, soprattutto dal punto di vista psicologico, devono capire, devono entrare in campo consapevoli che avranno di fronte una squadra che da una parte, ho detto, un po' non avrà le giuste motivazioni, però dall'altra sarà spinta da quello che è il tifo del pubblico, cioè lì come parte la partita, non inizia la partita. Io sono stato sabato, siamo stati a vedere Civecchia New Team che è finita 3-2, e questo denota il fatto delle demotivazioni, però c'erano tipo 7-8 striscioni della New Team, il pubblico, hanno sparato due botti enormi, cioè voglio dire, si sentiva il pubblico loro e non il nostro, quindi lì troveranno un ambiente con 200-300 persone che pronte a festeggiare, e dovranno tapparsi le orecchie e giocare e pensare a giocare. Beh, queste sono belle gare, assolutamente finali, come diceva Elsa. Quanto sale la tensione in gare del genere? Inspiegabile, guarda, effettivamente. Non si può, spiegare, perché comunque bisogna rimanere molto concentrati, non si può sbagliare niente, sapendo che è come se fosse l'ultima partita, insomma, veramente. Poi quando è un pubblico comunque che ti sostiene, è una carica grandissima, che ti dà forza, quindi si giocheranno il tutto per tutto, come veramente nelle grandi finali, come deve essere, perché altrimenti, insomma, sarà una grande partita, quello sicuramente. A Matteo voglio fare commentare invece la grafica, lo sprint finale per non scendere, Elso, sempre del girone C. Ma c'è poco da commentare, perché quelle sono l'avevamo quelle che tutto... già visto, eccolo qua. Perché retrocedono in C2. Retrocedono praticamente in C2. Sì. Questo... Si riparte... Vai, Matteo. No, sì, diciamo che prima di questo commento poi aggiungo anche che il New Team gioca su un sintetico, quindi se non sbaglio, San Basilio, quindi...
non gioca sul parquet, questo potrebbe essere un fattore anche negativo per il Santa Marinella. Per quanto riguarda le squadre che diciamo scendono in C2, beh, il Civitecchia l'abbiamo detto più volte, Sì. il prossimo anno ripartirà dalla C2, adesso non so con quali programmi, non so ancora diciamo nello specifico l'organizzazione che si farà il prossimo anno, sicuramente ci dovrà essere una struttura più solida sotto tutti i punti di vista. Ce n'è di queste squadre qualcuna che non ti saresti aspettato? Guarda, sinceramente l'Anguillara l'ho vista anche lo scorso anno e a dire la verità me lo aspettavo. L'ho vista un po' tutte, soprattutto perché magari seguendo il Civitavecchia e il Santa Mariella devo dire che probabilmente alla fine forse sono queste che se lo meritano. Anche perché sono state risucchiate un po' nella zona calda squadre come il Villa Aurelia che ha fatto una prima parte di campionato davvero buona. È una squadra che però, come abbiamo detto con Elso anche l'altra volta, per via degli infortuni, diciamo, è calata un po' nella parte finale di questa stagione. Però dal punto di vista dei valori dei giocatori, del valore della società e anche del valore nel complesso, sono squadre che non si discutono. Quindi credo che sia giusto così, ecco. Credo invece davanti, non perché diciamo voglio fare il tifoso di parte, però il Santa Marinella, se, è vero che l'Atletico Fiumicino se non avesse perso i punti col Civitavecchia adesso sarebbe più su in classifica, però credo che il Santa Marinella abbia perso più occasioni durante l'anno contro le squadre di media-bassa classifica. Allora, andiamo a vedere anche le altre categorie con la quinta grafica, i risultati locali del fine settimana. Eccola qua, Elso. Sì, vabbè, prima di iniziare con i risultati, volevo un attimo aggregare a quello che ha detto Matteo e evidenziare che quest'anno, per la prima volta dopo tanti anni, non si giocano i playout. E questo è Eh sì. significativo. Questo è significativo perché il campionato è stato, diciamo, molto equilibrato in una fase di mezzo, e ha avuto solamente il mio team che è stata sempre costante, e poi e la Nord-Ovest, e poi sotto, diciamo, non hanno diciamo, lottato come dovevano, un po' per vicissitudini, infortuni, rose corte, però ecco, è stato un campionato sicuramente ecco, a 2 settimane alla fine già si sapevano le retrocessioni, è stato un po' scadente da questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda i risultati, da sottolineare la Vistirena che vince a Vasanello e approfittando della contemporanea sconfitta del Ronciglione, matematicamente ha raggiunto i playoff, quindi complimenti al presidente che ci ha creduto fin dall'inizio dell'anno in questo gruppo, che ha saputo ben ripagare la sua fiducia e adesso con questo terzo posto potranno, diciamo, continuare a lavorare e per noi addetti ai lavori sarà una cosa molto bella perché molto probabilmente ci costeremo un derby perché se dovesse arrivare terzo Sì. Anche diciamo, la CPC, e penso che sia quello il risultato finale, e dovessero fare gli accoppiamenti per vicinanza, Assolutamente sicuramente ci sarà sarà il quello, sì. derby. E noi addetti ai lavori da Ai opinionisti, derby vi piacciono sì, tanto. beh, il derby è Sono tutte comunque altre partite, per chi dai. sta in campo va gestito in una certa maniera, per chi sta fuori è bello da vedere, non ci dobbiamo nascondere. E quindi noi ci auguriamo che ci sia questo derby, anche perché così ci vediamo due belle partite, una a Saliborio e una al Dopolauro Ferroviario. Allora, velocemente andiamo all'ultima grafica perché sono le 18. La tabella di marcia di Serie D per salire, non mi ricordo se ve l'ho messa oppure no. Dovrebbe essere proprio l'ultima grafica. La Ma stanno vabbè, cercando, vedo Riccardo. Ok, eccola qui. Sì, ce anche l'abbiamo. qui i Anche giochi qui, sono diciamo, i giochi fatti, sono sì, fatti, sono sì. fatti, quindi l'unica cosa è che se dovesse Mi piace vedere vincere, però le prime tre, 50, 49, 46, pochi punti di sì, distanza rispetto ad altre pochi categorie. punti e la Blue Green che ha il discorso che no, non è venuto a giocare qui con la Vistirrena, Sì. quindi gli hanno dato i 3 punti persi, la Sì. penalizzazione, gli hanno dato un punto di penalizzazione. Quindi anche se fosse venuto avesse perso, comunque non avrebbe avuto 49 punti, ma avrebbe avuto 50 punti e quindi oggi si starebbe giocando la vittoria finale. Eh sì. E così invece stare rischia perché non col Vigliano in casa dovrebbe vincere, però
la palla è rotonda e ancora, diciamo, mister Di Maio può sperare addirittura in un secondo posto. Allora, io vi ringrazio per essere stati con me, Elso, ci vediamo noi ovviamente lunedì prossimo, sempre alle 17 con lo spazio dedicato alla Futsal Academy. Grazie Olimpia per essere grazie rimasta con noi fino alla fine della partita, diciamo è stata siamo una partita anche quella, della puntata. Grazie Matteo, poi mi spiegherai che sottopancia dovremmo mettere da oggi in poi ogni volta che ti presenti in studio, così almeno togliamo l'imbarazzo ai tecnici. Ancora complimenti per il ruolo ricoperto all'interno della Futsal Academy e soprattutto grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Noi terminiamo qui questo appuntamento con Da Mattina a Sera. Vi ricordo che le nostre dirette riprendono questa sera alle 19.45 con l'informazione di Mecenate TV, mentre noi ci vediamo domani pomeriggio. Grazie ancora e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.